Eccoci qua. Buonasera a tutti. Siamo qui per un nuovo giovedì del ciclo di webinar promossi dall'Associazione Amici di Brugge. E questa sera abbiamo un parterre, un poker di odontotecnici che ci parleranno di un tema tanto attuale quanto di difficile realizzazione sia dal punto di vista clinico che soprattutto dal punto di vista tecnico per gli spessori in gioco, che è il tema delle faccette in ceramica. Questa sera Attilio Sommella condividerà con noi una presentazione e poi ci sarà un dibattito a cui parteciperanno anche il Romeo Pascetta, Davide Bertazzo e Massimiliano Pisa come rappresentanza odontotecnica del Consiglio degli Amici di Brugge, e abbiamo anche ospiti il dottor Tessore e il dottor Bazzoli per una discussione anche clinica. Io non rubo altro tempo alla presentazione di Attilio e cedo la parola a Davide Bertazzo per una breve presentazione del nostro relatore di questa sera. A te, Davide. Grazie, dottor Iorio, grazie anche per la tua presenza sempre su tutti i webinar. Ti sei veramente impegnato tantissimo e ti ringraziamo tutti per questo. Sono felice di avere qua un collega, più di un collega, che stimo, che credo rappresenti veramente uno dei massimi esponenti della nostra categoria. Attilio Sommella di Napoli è veramente un tecnico e ora anche clinico dal curriculum veramente importante. Ha scritto e ha fatto pagine importanti in campo tecnico e in campo clinico. Il margine incisale, punto di forza di un incisivo, dell'espressione di un incisivo, rimane una delle pietre miliari. È coautore anche del libro VINIRS, Ricostruzioni mini-invasive, aspetti clinico e tecnici, e relatore internazionale e nazionale. E, che dire, ha una relazione che ci presenterà dal titolo molto accattivante, che riguarda appunto le faccette in ceramica, questo nuovo paradosso clinico che, conoscendo appunto Attilio, paradosso è inteso non come ragionamento su qualcosa che contraddice o che si oppone all'opinione comune, ma sicuramente come potente stimolo alla riflessione. Quindi io non toglierei ulteriore spazio e auguro a tutti buona visione e grazie a Attilio per essere presente qui con noi. Grazie a te Davide, grazie a tutti i presenti e soprattutto grazie. Ho condiviso lo schermo, ci sono? Sì, eccola, la presentazione riesce? La vedete? No, io vedo solo, ecco qua, aspettate un attimo, vediamo, eccola qua, ricondividiamo, eccola qui. Ok, è andata, fammi vedere. Sì, siamo, ci siamo. Ci siamo? Io vado. Bene, come dicevo, grazie agli amici di Brugge, grazie ai miei cari amici qui presenti che questa sera accompagnano, ci accompagnano, ecco, in questa oretta di riflessione e tanto per cambiare parliamo di denti, no? Questa sera parleremo di faccette, come giustamente ha anticipato Davide, e nulla, mi presento per chi non mi conoscesse, sono di Napoli, mi occupo di tecnica e mi occupo di clinica e il focus di questa sera saranno le faccette in ceramica. Vi presenterò un metodo, ma prima
prima di arrivare al nocciolo della questione, sottopongo alla vostra attenzione una delle immagini finali, che è quella del nostro elemento dentario in isolamento assoluto, come giusto che sia, ai fini della buona cementazione, è tanto, tanto, tanto smalto. Per cui questo protocollo, questo metodo, si impone quello che è il rispetto assoluto dell'elemento dentario e ci battiamo sino all'ultimo prisma di smalto. Punto. Voglio fare una premessa. Se durante la relazione mi prenderà un po' di enfasi, nel senso che sarò un po' preso, io è perché credo in quello che dico e fa parte del mio carattere. Come se a Davide gli tiriamo via, se a Davide gli tiriamo via il pizzetto, non è più lui. Allora, oppure a me mi mettete una parrucca. Cioè, è un modo di fare, non sono arrabbiato con nessuno. Ci tenevo a dirvi questo. Bene, allora, le faccette in ceramica, solitamente quando arrivano i pazienti al nostro studio, diciamo, sì, dottor, se deve parlare delle faccette, sì, è un trattamento di ultima generazione, bellissimo, estetica, spudorata, ma il che non è proprio tanto, tanto vero. Perché risaliamo... facciamo un piccolo passo indietro, arriviamo all'inizio del Novecento, quando praticamente Charles Pingus, noto dentista americano, in quei tempi si dilettava già a confezionare queste faccette su misura, che posizionava così a posticcio agli attori di Hollywood, perché in quegli anni Hollywood chiese aiuto a questo splendido dentista e disse: senti, abbiamo tutti questi sorrisi sconquassati, dacci una mano per metterli a posto. E lui si inventò queste robe qua e fece che cosa? Fece appello ad un altro suo predecessore all'inizio del 1860 più o meno, che anzi veramente nel 1882, che fu Land, che praticamente depositò il protocollo della prima corona su foglia di platino. Quindi vediamo che tutto questo metal free, questa ricostruzione mini-invasiva mediante faccette in ceramica non è poi tanto tanto nuovo. Quindi abbiamo fatto nell'arco di 30 secondi siamo arrivati praticamente alla fine dell'Ottocento. Per cui questo per dire che non è una cosa di ultima generazione, lo abbiamo perfezionato e vedremo come. I tre topics questa serata sono riduzione dentale calibrata, preparazione geometrica autocentrante, tecnica analogica dell'impronta mediante la matrice metallica modificata. Va bene, cerco di essere velocissimo. Primo punto, riduzione dentale calibrata. Allora, qual è lo stato dell'arte? Quali sono le linee guida attuali? E quella, ecco, ognuno di noi nei propri studi realizza delle ricostruzioni protesicamente guidate, come ci ha insegnato Galippo Corelli, ossia ricostruiamo, eseguiamo un nuovo disegno orale, mediante la tecnica del mock-up lo posizioniamo nel cavo orale, cosiamo due o tre cose, allineiamo i margini, signore le piace, piace a noi, piace a tutti quanti, dal punto di vista estetico-funzionale, rapporto dento-facciale inquadrato, in piani estetici inquadrati, accendiamo e riproduciamo. Molto bene. Per cui Galippo Corelli ci ha dato questa dritta fondamentale che è ormai universalmente acclarata a livello internazionale. Però non dimentichiamo i tre piani di quota che prima abbiamo visto scorrere alla destra del nostro schermo. Bene, che cosa accade dopo che abbiamo realizzato il mock-up? Ok, si eseguono queste righe sul dente che sono eseguite mediante una fresa con delle rotellone diamantate, spessorate, e dopodiché poi si marcano queste solcature, si pareggia la superficie, poi se è il caso che il tecnico dice ho bisogno di un altro po' di spazio per le mie ceramiche, eseguiamo un altro scasso drammatico all'interno dell'elemento dentario. In tutto questo ci giochiamo la curvatura cervico-incisale, perdiamo il rapporto di vicinanza con la polpa dentaria, perdiamo la sensibilità di quello che è il tessuto smaltio di copertura. Dopodiché abbattiamo, ovvero accorciamo in senso corona apicale i nostri margini di un quantum che non sto qui a dire. Poi, quando abbiamo finito di tagliuzzare, tiriamo via quel che resta del mock-up, e questo è quello che conosciamo. Molto bene. Arriviamo a questo punto per cui andremo poi a finalizzare da questo momento a quest'altro momento quelle che sono le aree di transizione. Improntiamo e inviamo in laboratorio. Molto bene. Però io dico, ma
a me manca qualche cosa, diciamo, io non ho il controllo, questo tipo di metodica non mi dà, almeno io non riesco ad avere il controllo matematico di questa riduzione, per cui vado nel panico. Allora, per essere più chiaro, vi dico ciò che è lo stato, andiamo a vedere lo stato dell'arte proprio nelle una, due o barra tre tecniche che ci hanno insegnato e tuttora insegnano a scuola. Questi sono i rotelloni, sono queste frese diamantate che sono presenti in quasi tutti gli studi, almeno ogni volta entro in uno studio ne trovo una. Va bene? Ok, prendiamo un incisivo centrale, tipo, che ha una curvatura cervico-incisale, X. E allora chiedo, dico, com'è possibile eseguire una riduzione controllata di un dente che possiede una curvatura cervico-incisale con una punta dritta con dei rotelloni? Allora, zoomo e vediamo un po' da vicino. E allora tu, Davide, mi dici, guarda, io i tre piani li conosco, i tre piani di quota, inclino a secondo del primo, secondo e terzo piano di quota e cerco di eseguire questa riduzione. Però ti dico, guarda, Davide, guarda attentamente che il rotellone nella parte più bassa è entrato di X nello smalto, nella parte centrale di Y, nella parte incisale di Z. Per cui sei abbastanza empirico in questa fase di taglio, d'accordo? Non vedo che hai il controllo, per cui faccio fatica a digerire questa metodica. Allora, tu mi dici, sì, vabbè, però quando Mark e Bada mi hanno insegnato anche quest'altra tecnica a scuola, forse è la più diffusa, e allora io prendo il solito dente, che ha la sua curvatura cervico-incisale, e posiziono le due punte, e dico, spiegami. E dico, guarda, che sono ancora un tantinello più preoccupato di prima, perché con una fresa a pallina, no, che va a circoscrivere la riduzione a livello del colletto, io faccio fatica a credere che tu riesca a mantenere uno spessore calibrato, anche perché una sfera lavora, la fresa a pallina lavora su un arco di tutto il cerchio e nella parte centrale affonda di X e nelle parti periferiche, che tenderanno praticamente a finire, toccherà un non niente lo smalto, quindi diventa ancora più empirico. Se parliamo di taglio calibrato, io faccio fatica, premesso che sono frese a diametro noto, per cui dissento anche in questo punto. E allora tiriamo via la fresa a pallina e dici, va bene, usiamo la tecnica di Stein dei solchi guida, 1977, non ci siamo inventati niente, Stein ce l'ha insegnato in quegli anni, molto bene, che per come ce l'ha insegnato lui sta bene, però soprattutto in una riduzione calibrata, matematica, volta alla salvaguardia del tessuto smalto di rivestimenti ai fini della sana adesione, faccio fatica a dire che ho il controllo, riesco a controllare l'asportazione di detto tessuto con questa tecnica, pur essendo una punta a diametro noto. Bene. Questo è ciò che ci insegnano nella scuola. Allora io faccio un altro passo indietro e arrivo al 1987 e tutti quanti voi conoscete questo libro, d'accordo? Che penso che è uno dei libri più belli che siano stati scritti, anche perché l'ha scritto il professore, amato da tutti quanti noi. Lui nel 1961 generò e partorì, ecco, io amo dire partorì, la tecnica del taglio inclinato che ha professato sino alla fine dei suoi giorni. Bene, ora condivisibile o meno, era una delle tecniche di preparazione che dal 1958 più o meno iniziavano a prendere piede questo tipo di tecniche, e allora i nostri predecessori cercavano di far quadrare i conti e si adoperavano al meglio. E fu allora che praticamente nel lontano 77, come ho detto prima, Stein ci presentò la tecnica dei solchi di orientamento, Sozio nell'83, Miller nell'83, McLean dall'altro lato oltreoceano presentava un'altra tecnica, ovvero ridurre metà dente e conservarne un'altra metà, guardiamo quanto ne resta, in modo da cercare di comunque mantenere il controllo dell'asportazione, perché siamo per il rapporto di vicinanza all'organo dentopulpare e cercare di non abbattere troppo. Però le frese in quegli anni diventavano sempre più grandi, perché ci si basava sul diametro noto della fresa. Prendo una fresa di 2 mm, l'affondo per la metà, sono dentro di 1 mm. Ma questo è sempre qualcosa di molto, ma molto empirico. Bene,
Io, ecco, il professore scrive in questo libro, come amo dire, pagina 72, rigo 4, rigo 10, scriveva in quell'anno, diceva noi, e intendeva lui e tutti i colleghi precedentemente da me menzionati, soffriamo, abbiamo un problema duplice, che è quello del controllo della profondità di taglio e il controllo dell'orientamento del taglio. Molto bene, e lo scrive. Quindi io ritorno a questa immagine e vi dico, guardate quanto smalto c'è questo dente, c'è solo una piccola zolletta mesiale alla superficie prossimale di questo incisivo, ma questo è il minimo, va bene? E tanto, e spesso e volentieri manco quello spot di dentina affiora nelle ricostruzioni dirette che eseguo, perché io cerco comunque di utilizzare il protocollo protesicamente guidato di Galippi-Gurelli e cercare di preparare il dente, anzi io preparo il dente con un concetto matematico applicato, come? Utilizzando delle frese apposite. Vediamo un altro po' di letteratura, un articolo del 2013 dove praticamente tutti questi autori scrivono, dicono guardate signori, se, no, se voi fate le faccette e rimanete in ambito di smalto, dormite sonni tranquilli. Il minimo sindacale è il 50% sull'intera superficie, giusto per dare dei numeri e per cercare di far quadrare i conti e essere brevi. Dice, nel momento in cui inizia a calare questo valore, oltre i 50, dormite preoccupati. E aggiungono, abbiamo fatto delle valutazioni e abbiamo visto che abbiamo un indice di sopravvivenza assoluto, si arriva oltre al 95% di sopravvivenza se restiamo in smalto, ma basta che tu posizioni i margini non più in smalto, ma va in dentina, dico i margini protesici, iniziamo a perdere in percentuale. Quindi resta comunque imperativo il sacrificio biologico minimo, la presenza dello smalto e la parola adesione che deve sempre affiorare ed essere presente nella nostra mente. Per cui adesso, dopo che ho fatto questo cappello introduttivo, vi dico, adesso mi permetto di sottoporre questo metodo e vi dico con grande serenità che possiamo tagliare i denti mediante un concetto matematico, ovvero se io ti dico Davide, io ti riduco un incisivo centrale lungo tutta la curvatura cervico-incisale in 0,3 decimi, tu mi devi credere per il momento sulla parola, tra poco con i fatti, e se come dire 0,7 o anche un millimetro con che cosa? Con questi ausili sono gli AS depth markers classici. Sono delle punte, sono dei marcatori di profondità. Il marcatore nella storia già esiste. Io sono venuto a conoscenza dopo che li avevo ideati. Però non sono questi perché hanno un design particolare, d'accordo? E hanno una performance particolare. E la cosa più importante, sono stati inseriti in un algoritmo procedurale unico. Guardiamoli più da vicino. Come si presentano? Hanno una punta attiva, diamantata, ed hanno un anello circumferenziale stabilizzante, vale a dire quando la punta attiva entra nel tessuto dentario, se essa smalto, oppure la resina, questi composti mediante i quali realizziamo il mock-up, il marcatore dice stop, io non perforo più, per cui riesco a stabilire matematicamente, mediante un principio matematico, la profondità di taglio. Vedete? Mediante un grafico, mi sono fatto aiutare da un grafico, e proprio per dare un po' di numeri, per farvi capire un po' quali sono le misure. Abbiamo una punta da 0,8, un anello da 0,4. Una brochure con due casi clinici spiega accuratamente la tecnica e questo è un po' il principio. Altra peculiarità di questa punta è il tipo, l'orientamento di lavoro. Non è più parallelo all'asse lungo del dente, ma è perpendicolare. Bene. Ci sono delle copie, delle imitazioni che non funzionano, questi bomboloni. Vedete perché? Perché non hanno un anello stabilizzante. Questi sono stati partoriti da un'azienda, creati da un'azienda a seguito delle mie segnalazioni, però non erano congrui e coerenti con quelli che erano i miei disegni. Per cui tirai via tutto dalle loro mani e me li sono fatti produrre dalla Orico, felicemente. Poi li hanno continuati a produrre e in maniera bizzarra, altre aziende hanno copiato questi marcatori da queste forme strane a forma di bomboloni che non funzionano perché non hanno l'anello stabilizzato. Questo è l'articolo principe dove praticamente dove per la prima volta io presentai questa metodica che sto sottoponendo alla vostra attenzione.
attenzione. Ok, vediamo un po', sento delle voci comunque, continuo? Sì, sì, vai. Certo. Sì, continuo, ok. Adesso vediamoli all'opera. Sottopongo alla vostra attenzione due tipi di riduzioni, per cui rifacendomi agli insegnamenti di Stein del 1977, attenzione, io non ho inventato nulla, io ho semplicemente perfezionato la metodica, almeno penso. D'accordo? Quindi i solchi di orientamento sono quelli là, quindi propongo due tipi di metodiche: la tecnica del solcaggio e la tecnica del pozzetto. Vediamole una alla volta. Il marcatore, adesso abbiamo capito il principio, quando la punta attiva tocca la superficie del dente, penetra la superficie del dente, quando l'anello stabilizzante entra in contatto con la curvatura, si ferma, ok? E ne segue praticamente tutta la curvatura durante il solcaggio o la perforazione. Dopodiché, come Stein ci ha insegnato nel 77, marchiamo con un avviro e poi passiamo alla riduzione. E questo è il marcatore all'opera. Vedete, anche l'irrigazione non fa una piega. Questo è un filmato spartano realizzato dall'assistente di turno col proprio telefonino, perché io vado in giro, faccio consulenza e non mi trovo quasi mai ad avere la mia splendida videocamera, però non mi frega, perché l'importante è mostrare all'osservatore di turno il concetto e mi basta un semplice telefonino per il momento. Bene, come potete vedere, la cosa importante è stabilizzare, lavorare a ore 12, stabilizzare a due mani il moltiplicatore di giri. Premetto che la turbina è troppa, per quanto mi riguarda, e la trovo molto violente. Possiamo anche avvalerci di una mascherina guida sulla quale far scorrere il marcatore. Questo è un ausilio. Bene, ok. Quindi il principio è questo. Guardate le curvature come sono state ridotte, guardate la sonda poi chiamata in aiuto per misurare l'asportazione matematica applicata. Guardate la riduzione e le mascherine come sono ben sistemate, non sono spostate per una condizione di comodo, ma è la sonda marca ciò che è stato asportato. Quando poi arriva il tutto in laboratorio, io verifico il lavoro eseguito in studio, perché posso anche bermi il cervello in una bottiglia di Ballantine e perdere l'orientamento. Per cui io controllo, perché questo modello in laboratorio costa 2 giorni di lavoro. Dopodiché, prima di asportare, sondiamo e verifichiamo con la sonda. Per cui, se io invece di trovarmi, ecco, in contatto con Davide che ha le mani d'oro, o con Giorgio Tessore che ha le mani super d'oro, mi trovo con, che ne so, il barista qui di fianco che ha due mani sinistre, non ha mai fatto una faccetta, io dico: senti, invece di creare un solco, la profondità tu la puoi tranquillamente stabilire mediante la tecnica del pozzetto. Dico: due buchi su una superficie li riesci a fare, mi stanno bene, e vi mostro perché. Perché noi dobbiamo determinare, come il grande professore Martignoni ci diceva, la profondità di taglio. E voglio sempre applicare il concetto matematico, lo sapete perché, ragazzi? Perché le parole almeno per me, non mi danno affidamento. Io voglio un principio matematico e non voglio più l'operatore, voglio superare l'operatore dipendente. Per cui deve andare bene in tutte le mani una metodica per funzionare. Quindi dico: facciamo 3 fori e stabiliamo la profondità di taglio. Come? Così dividiamo in 3/3 la superficie dei nostri incisivi, dei nostri denti, terzo cervicale, terzo medio e terzo incisale, e foriamo in queste 3. Per cui possiamo anche differenziare la perforazione. Al colletto possiamo usare anche un marcatore ancora più sottile e forare 0,3 decimi, attenzione. Ok? Bene, vado veloce. Dopodiché, dopo aver perforato e aver eseguito e stabilito la profondità di taglio, che solitamente nel mio protocollo prevede una riduzione 0,5 nei primi 2 piani e 0,3 a livello cervicale e un abbattimento corono-apicale di 1 millimetro. Basta una faccetta di 0,5 millimetro e va più che benissimo. E siamo in smalto pieno. Dopodiché rimuoviamo il mock-up e guardate, i denti non sono per niente toccati. Basta una pelatina e c'è tutto quanto lì il dente. Riprendo le mascherine figlie del mock-up approvato dal paziente e da noi altri e controllo analogicamente con la sonda. Io controllo con la sonda.
Bene, perché non dobbiamo praticare questi solchi con questi aggeggi? Perché non distruggono troppo dente. Guardate qui, vi metto a paragone di fianco due immagini, profilo gengivale, ecco, e tracciamo le proiezioni dei solchi, dei lobi mesiali e distali. Guarda, che cosa cambia tra la prima immagine e la seconda immagine? Che nella prima immagine le aree prossimali sono state devastate, nella seconda immagine no. E queste superfici devono essere illibate ancora per un po' per fare l'altro scatto, ovvero realizzare la preparazione geometrica autocentrante. Per cui non dobbiamo essere demolitivi, dobbiamo muoverci in maniera programmata e dobbiamo tutelare, dobbiamo asportare il minimo possibile e preservare lo smalto su tutta la circonferenza, perché lo smalto non c'è solo vestibolare, c'è anche mesiale e distale che avvolge il dente. Molto bene. Devo accorciare queste animazioni. Ed ecco che vi presento un piccolo assaggio della preparazione geometrica autocentrante. Per questo io non tocco le superfici prossimali, perché vedete questi piani prossimali, mesiali e distali con un'inclinazione di 30 gradi? Io li tocco dopo, li tocco dopo. La domanda è questa: tutti gli incisivi su tutta la curvatura hanno lo stesso spessore di smalto? No. A tutte le età? No. Bene. Per essere ancora più preciso, sottopongo alla vostra attenzione lo splendido articolo di Marco Ferrari del 92, d'accordo? Dove lui prende 114 denti, superiore, inferiore, anteriore e posteriore, li seziona e ne va a misurare lungo tutta la curvatura in tre punti lo spessore. E che cosa stabilisce per valori medi? Che nel margine gengivale abbiamo uno spessore di smalto che va da 0,3 a 0,5, in quello medio da 0,6 a 1 mm e nel margine incisale da 1 mm a 2,1. Per cui io sono sempre, mi gioco la casa che sono sempre in smalto se adopero i marcatori con questo tipo di protocollo. Premesso che c'è ancora il mock-up sopra. Dopodiché, una volta che abbiamo praticamente rigato i denti, come Sten ci ha insegnato, pareggiamo il tutto cercando di non perdere la curvatura cervico-incisale. Mediante la tecnica dei merli utilizziamo il marcatore, la S da 1 mm, e realizziamo i merli per poter pareggiare. Ma questo è un principio matematico. Io vedo affondare sempre più le punte per metà, oltre la metà, vedi, e che sconquassano, abbattono tutti i denti. Invece guardate come è molto semplice. Dopodiché con una punta a lenticchia si pareggia l'asportazione. Poi, chiaramente io per questioni didattiche ho lasciato la quarta classe, che era il mock-up, poi per finalizzare e improntare l'ho rimosso. Io sono rigoroso, io eseguo il mock-up, anche se so che c'è stata una come dire, un incremento abnorme, io sono rigoroso con me stesso, da sempre sono rigoroso, applico il protocollo, anche se freso la resina, io freso la resina, dopo la rimuovo, non mi interessa. Ok, impronto regolarmente e questo è il modello splendido, $1 milioni che realizziamo in 2 giorni in laboratorio. Prendo le mie mascherine, figlie del mock-up, li posiziono sopra e controllo, perché voglio verificare che tutto sia congruo e coerente con quanto detto. Riepilogo, adesso ci aiutiamo con dei filmatini. Prendiamo Giampaolo, mock-up, tempo zero, mock-up, pochi minuti. Tecnica che conosciamo, col mock-up in bocca realizziamo il primo passo, riduzione corona incisale, AS 1 mm, basta 1 mm, non c'è bisogno di asportare tanto, fine, vado veloce. Dopodiché eseguo la stessa cosa sul laterale e sul canino. Quando si riducono i canini, vi prego, il canino ha una cuspide, per cui la riduzione deve essere congrua e coerente con quello che è il margine incisale di un canino, perché si dà il caso che c'è una cuspide che esplica una funzione importante che si chiama guida canina. Dopodiché, senza prendere più la sonda, adesso col marcatore, con lo stesso marcatore io ne verifico, saggio la profondità. Bene, guardate come si va avanti. Dopodiché la fresa a lenticchia mi pareggia il tutto e io qui mi gioco la casa che ho asportato 1 mm. È un principio matematico, io non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla, ho applicato un principio matematico che può essere applicato da tutti noi. Non bisogna avere le mani felici o essere gli scienziati. Questa è la cosa che io batto. Dopodiché verifico analogicamente, perché potrei sbagliare, oppure ho potuto sbagliare o impazzire in un momento così. Ne verifico l'asportazione
con la sonda e le mascherine. Dopodiché divido per terzi il dente che ha una curvatura e nel primo terzo, ovvero terzo cervicale, io che cosa faccio? Utilizzo la S0.3, come lo studio di Ferrari mi ha insegnato. Ma io già lo facevo prima, poi premesso che c'è un mock-up lì sopra, quindi io sono in una botte di ferro e grazie a quello splendido articolo, ma ce ne sono tanti altri, io mi sento ancora più sicuro. Per cui divido, utilizzo la S03 nell'area cervicale, la S05 nel terzo medio e nel terzo incisale. Quindi quando mal che vada io ridurrò lungo tutto l'arco di mezzo millimetro che termina a 0,3 decimi. Ne evidenzio la profondità come Stein ci ha insegnato, non sono più solchi ma sono fori, proseguo con la tecnica sugli altri elementi e dopodiché, seguendo i tre piani, i tre piani di coato, scusatemi, adesso lo utilizzo senza acqua per farti vedere meglio la riduzione, riduco praticamente tenendo conto di quello che è la curvatura cervico-incisale. Guardate, ecco qua, e questa è la riduzione, sino a quando la grafite non scompare. Ma delle volte non la faccio manco scomparire, per cui sono ancora più conservativo. Eseguito quest'altro step procedurale, rimuoviamo con una curetta il mock-up e guardate che cosa c'è, i denti sono tutti quanti là, i denti sono tutti quanti lì. Però non contento, dico voglio controllare, fammi vedere, forse sarò impazzito, ora ti faccio vedere dietro le quinte questo filmato, guardate, in maniera ecco più precisa l'asportazione, terzo incisale, 0,5, guardate, 0,5, 0,3, con i marcatori applicati, vedete la riduzione, guardate, la sonda, poi tiro via i marcatori e metto la sonda, vedete? È tutto congruo e coerente, te la faccio vedere più ingrandita, e ancora più ingrandita, è tutto quanto protesicamente guidato e matematicamente guidato, va bene? Non contento, eseguo altre mascherine con altri tagli, perché voglio verificare, perché dico vabbè mi è andata bene, a Napoli siamo fortunati, fammi vedere, controllo, bene, ricontrollo a forti ingrandimenti, e ricontrollo anche il butt joint, e alla fine della fiera questi sono i denti preparati, devo solo eseguire la preparazione geometrica decentrante e ho terminato. Inizio dal butt joint, il butt joint che ha un'inclinazione di circa 20 gradi verso vestibolare, la eseguo con questa punta. Alla fine della fiera, vedete, tutto è congruo e coerente con quello che è il progetto, bisogna smussare gli angoletti, orientando una punta in questo modo. appena e sfruttando quelli che sono gli insegnamenti di mio padre, che era un grandissimo falegname mio padre, io utilizzo le lime per ammorbidire questi angoli, per cui la preparazione geometrica orocentrale si rifinisce a mano, che è una cosa meravigliosa. Siamo ritornati all'epoca di Black, 1913 più o meno, 8, non mi ricordo più bene, e questo è preparato, i denti sono preparati, guardate, è tutto là. Io congedo i pazienti senza provvisorio perché non ce n'è bisogno e spiego loro il motivo. Poi se capita l'individuo, soprattutto femminile, che non ne vuole sapere, stampiamo un mock-up. Fine, stop. Guardate gli angolini come sono levigati, l'autocentrante è perfetta e precisa e tutto smussato. Corde di retrazione e qui vi do un assaggio di quello che è la tecnica della matrice modificata. Laddove le superfici sono a intimo contatto, io qua mi rivolgo agli odontotecnici, come facciamo a preparare i modelli in laboratorio, ragazzi, se non ci mettono queste benedette matrici? Cioè, con la volontà di San Gennaro o dello Spirito Santo? No, ma nemmeno a Napoli succedono queste cose. Quindi l'impronta, se ci sono delle bollicine che cadono fuori, ci assumiamo la responsabilità, altrimenti riprendiamo l'impronta. E questo, a questo servono le matrici metalliche. Questo è l'articolo del 2017, pubblicato su Teamwork Clinic, numero 1 del 2017, mi attesta la paternità. Io non ho inventato la tecnica della matrice, io l'ho semplicemente modificata, ho applicato gli stabilizzatori, perché le matrici scappavano via durante e dopo, e anche dopo lo sviluppo.
Vedete, quando c'è il diastema nella foto centrale, nell'immagine centrale, noi non abbiamo problemi, c'entra anche un carro armato, ma sull'immagine in basso a sinistra, dove abbiamo il dente contiguo, io con la matrice metallica, con la tecnica matrice metallica modificata, ti do la separazione fisica, fisica. Per cui, santi Dio, io non riesco a capire come fanno quegli autori a spiegare durante i corsi un'impronta di 15 faccette, 30 faccette senza una benedetta matrice, ma il tecnico del laboratorio come li separa i denti? Scusate. Ecco qua, la matrice, vedete come si vede bene la superficie prossimale? Si dà il caso che lungo quelle due superfici prossimali decorre il margine di chiusura della faccetta, vale a dire se la faccetta è, immaginiamo un quadrato, due lati di questo quadrato, che sono il 50% più o meno, decorrono in quell'area e se non mi dai la separazione fisica io la comprometto, per cui è come se consegnassi una faccetta che non chiude. E abbiamo in linea diversi colleghi che si occupano, che della precisione hanno fatto la loro vita. E mi fermo qua. Una volta che io sono con i dischi, ho tagliuzzato il modello, poi lo spacco con le mani. È tutto, vedete, è tutto preservato. Va bene? Questo è tutto quanto. Questo è il nostro modello. Duplichiamo, poi ritorniamo in laboratorio, vedete? E che cosa compare in laboratorio? La sonda, perché il tecnico deve possedere la sonda. Certo, perché deve controllare. Io controllo con la sonda. Sto iniziando a vedere dei tecnici adesso che iniziano ad utilizzare la sonda e sono felice, contentissimo, perché è giusto che sia così. Va bene? Controllo analogico, questo è un altro caso fatto col professor Ballantani. Sempre dopo la mia riduzione, controllo, dico: guardi, prof, tutto bene, tutto sotto controllo. E lui mi chiede il controllo, chiaramente oltre all'analogico, me lo chiede digitale. Perfetto, facciamo le scansioni e mi ritrovo. E addirittura sono qualche centesimo sotto. Ci ho risparmiato qualche centesimo. Perché? Perché reputavo, ecco, non forzare troppo la mano. A questo punto, ora so ridurre secondo un principio matematico la superficie dentale. Adesso configuriamolo, configuriamolo con questo nuovo disegno che è la self-centered geometric preparation, o la preparazione geometrica autocentrata, vale a dire a Napoli le faccette quando si cementano basculano, va bene? Sotto tutti i punti di vista, metti in cemento e queste qua slittano. A Napoli accade questo. Allora, che cosa ho pensato di fare? Di applicare un concetto matematico. Questi sono i tre disegni che accompagnano la nostra vita quotidiana. Non funzionano tutti e tre, a mio avviso. Non è che non funzionano, non li trovo, non li preferisco. Due, i primi due inapplicabili, il terzo ancora ancora. E io di là sono partito dal terzo e l'ho perfezionato. In che modo? Ve lo faccio, vi mostro tutto. Bene, mi servirò di questa immagine. Ora faremo un piccolo giochetto. Qui abbiamo un'immagine, ve la ingrandisco. Qui abbiamo una faccetta che ho già fatto e l'ho solo posizionata. Attenzione, qua abbiamo un dente preparato in regime di autocentrante. Bene, e allora ti dico, Davide, guarda attentamente. Riesci a capire come è conformata adesso la preparazione? Tu dici, Attilio, bene o male. Allora io ti aiuto, va bene? Vedi che cosa faccio? Mi aiuto con delle linee e dei colori. Te l'ho circoscritta. Riesci a capire adesso? Vedi, sto inviando dei segnali ai tuoi occhi che lo trasmettono al tuo cervello e tu dici, caspita, ho visto degli altri particolari. Ti aiuto ancora di più. Inizia a scontornarla. Vedi come vengono fuori altri particolari, queste aree di transizione che sino a 20 secondi prima non li riuscivi a cogliere. Ti aiuto ancora di più. La scontorno ed è quasi tutto chiaro. Sino a questo punto, dove ti tiro via il dente e ti faccio e andiamo a esaminare uno spaccato. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori una figura geometrica, un trapezio isoscele capovolto, che è una figura geometrica fortemente stabilizzante. Non mi dilungo su come è fatto, cioè, però è fortemente stabilizzante. Perché ho impartito questo tipo di disegno alle mie preparazioni? Perché le faccette a Napoli basculano. Poi, premesso che alla faccia della preparazione con spalla palatale, che non funziona e ci implica una cementazione lungo l'asse di inserzione lungo l'asse lungo del dente, io preferisco lavorare, voglio lavorare a ore 12, prendo la mia faccetta, la lancio e deve cadere sulla preparazione e non deve basculare, perché durante quel momento io ho tanti grattacapi, per cui mi deve aiutare. Ho bisogno di una preparazione geometrica che mi aiuti, che mi dia un asse di inserzione favorevole e non solo, mi eviti i basculamenti mesio distali.
perché a Napoli, ripeto, quando si mette la goccina di cemento sotto le faccette fanno così. Allora, se noi chiudiamo gli occhi, facciamo poi la foto e non mettiamo gli specchi palatali e poi non diciamo che arriviamo a quinto quando facciamo 10-12 faccette, ne tagliamo metà perché tutto praticamente si perde, e allora diciamo bugie, e questo non va bene. Il butt joint, perché ho chiesto aiuto al butt joint, che è già una di per sé una tecnica utilizzata da tantissimi anni, perché oltre a conferirmi una seconda entrata positiva, favorevole, atraumatica durante la cementazione, mi evita i basculamenti cervico-incisali. Per cui con questo tipo di disegno la faccetta non bascula più in questo senso e non bascula più in questo senso. Va bene? E ho due strade positive per poter arrivare a fine corsa. Prima non ne avevo nemmeno una. Bene, il butt joint ben evidenziato. E quando siamo qui, e chi fa faccette lo sa che è un momento drammatico, quando mettiamo quella gocciolina di cemento, le faccette vanno dappertutto tranne che a fine corsa. Per cui io ho bisogno di un aiuto geometrico che comunque ai fini della stabilizzazione e della longevità del restauro si è visto anche scientificamente che una buona connessione stabile geometrica aiuta e fortifica l'adesione che è fatta in smalto. E io ho scritto in maniera molto così, senza voler prestare i calli a nessuno, minimizzo l'errore, ma veramente bisogna applicarsi per sbagliare la cementazione, e si cementa una faccetta per volta e ci vuole un'ora mediamente per cementare una faccetta, almeno io non riesco a scendere sotto l'ora, perché e non voglio questi movimenti e non voglio neanche questi bascolamenti. Per questo è nata la preparazione geometrica concentrante ed è nata in laboratorio, perché mi accadeva sui modelli di gesso e dopo in bocca. Quindi alla fine della fiera la preparazione geometrica autocentrante piace ai tecnici, perché? Perché crea una riduzione uniforme, per cui da un punto di vista strutturale le ceramiche feldspatiche, mi rifaccio ai lavori di Magni del 2000, diventano ancora più forti, e abbiamo lo spazio per poter mettere anche le nostre masse, conformare le nostre belle forme, e perché no gestire al meglio la precisione del margine. E piace ai clinici perché? Perché il clinico ha dei piani di scorrimento a 30 gradi, poi vi spiegherò se avrò la fortuna di essere ancora invitato dagli amici di Brugg, perché a 30 gradi, perché è tutto stato studiato alla perfezione. Io ho terminato, non so quanto ci ho impiegato, però ho corso come un dannato. Sei stato bravissimo, grazie Attilio per quello che ci hai dato. Io volevo ringraziare anche tutto il pubblico che ci sta seguendo, tutti gli amici che sono collegati. Ciao Lauro Dusetti, ho visto che ci sei, ti aspettiamo a Rimini il 10 di settembre. Allora, volevo, se mi permettete, partire questa tavola rotonda con questi amici. Ringrazio Attilio e ringrazio tantissimo Romeo Pascetta per essere presente, per aver visto la conferenza con noi. Romeo sarà con noi al nostro congresso del 10 di settembre, che ci sarà appunto la parte clinica sul monotematico dell'incisivo centrale, e avremo altresì la nostra parte tecnica con Romeo Pascetta e Davide Biglerna. Volevo far partire questa tavola rotonda. Attilio, sei stato chiarissimo sulla strategia che hai usato, che usi, la strategia clinica di preparazione. Qual è, mi pare di aver capito che sei più predisposto verso la vetroceramica feldspatica o cotta su refrattario o foglio di platino. Qual è la tua strategia nella scelta dei materiali di utilizzo? Qual è il tuo materiale di elezione e perché? Allora, io utilizzo... È una domanda, capisco che rispondere in poco tempo è difficile, però... Proviamo. Ecco. Io che ho fatto? Qua dice che l'ospite ha interrotto, non è vero, io non ho interrotto nulla.
Che devo fare? No, no, nulla, nulla. Vai pure così in... Ah, ok, perfetto. Ok. Allora, io utilizzo la ceramica feldspatica, ceramica che da sempre utilizziamo e posizioniamo sulle nostre splendide travate in metallo, per chi ancora le fa, io qualcuna ancora la faccio, che rappresenta comunque lo stato dell'arte. Io penso che ci sono esponenti in linea che possono dire molto meglio di me. Utilizzo questa quindi, questo tipo di quindi sei completamente, sì, scusami, sì, sei completamente in analogico, quindi a questo punto ragioni completamente in analogico. Allora, ti ringrazio per la domanda, perché dobbiamo, io almeno faccio questa considerazione, io preferisco, sono ancora per il lavoro sartoriale, fatto a mano su misura, fine. Mm-hmm. E non puoi non passare per questa tecnica, per cui massa di rivestimento refrattaria, ceramica feldspatica cotta sul rivestimento mediante la metodica, non mi dilungo perché la conosciamo benissimo, e lì veramente realizziamo il prodotto fatto a mano, con rischi e pericoli clamorosi, attenzione, certo, perché là abbiamo noi odontotecnici, abbiamo praticamente l'agguato, gli agguati dappertutto, e rischiamo di cadere veramente ad ogni passo. Premesso sì, che questo per me, io con questo tipo di tecnica riesco in qualche modo a far quadrare i conti, ad affrontare quegli incisivi singoli o realizzare quelle ricostruzioni che hanno delle ad alta valenza estetica, che dove mi chiedono dei particolari. Non disdegno il disilicato di litio presso fuso, pressato o fresato, anche se preferisco pressarlo e non fresarlo. Mm-hmm. Non dico la ceramica fresata a base di leucite, però non amo, ove mai dovessi scegliere un tipo di prodotto di questo tipo, è prettamente una strategia economica, ovvero Davide mi chiede, dice a Till, vogliamo bassi perché voglio chiudere questo caso, il paziente è un amico, non posso chiedergli tanto, allora una pressata così senza solo glasato e tutto quanto, con un po' di colore in superficie, senza stratificazione, perché per me stratificare il disilicato di litio e fare il core, questa, cioè già non trova, cioè non ha senso a mio avviso, e poi non sono faccette, sono faccettoni, anzi sono corone decapitate oppure accorciate, però questo è un mio modo di vedere le cose, per cui io non amo. Allora tu mi dici, io non disegno questo tipo di produzione, però lo opto per questa soluzione solo quando mi chiedono degli sconti forti e di chiudere sempre, allora, sempre quindi in progettazione analogica, anche quando tu fai il disilicato lo utilizzi con tecnica completamente analogica. Sì, però allora anche... ci dobbiamo credo confrontare anche con la tecnica in digitale, perché ormai i nostri clinici vanno anche in quella direzione lì. Io ho tanti clinici che magari ragionano. Sì. Ti fermo subito. Allora, sì, il digitale è bellissimo. Io sono anche io amo il digitale, però ancora per il momento arrivo a un certo punto, poi esco dal canale digitale e vado in analogico, perché il digitale perde. Nelle faccette, soprattutto nelle faccette, vi ho mostrato la tecnica analogica della matrice metallica modificata. Lì l'impronta analogica con la matrice modificata vince 10-0 contro il digitale. A meno che non affrontiamo il caso come di Giampaolo con i denti diastemati, dove la videocamera riesce a leggere in qualche modo le superfici prossimali, mi può anche star bene e posso anche, mi può anche star bene. Ma quando i denti sono vicini, sono contigui, lì l'algoritmo procedurale del mega software, al momento che non voglio dire qual è, lui fa una procedura matematica e si inventa la forma e chiude, d'accordo? Okay, è come se dicessi a pascetta, io ti faccio le chiusure vecchia maniera con la cera Tenasil, quella che si fa, rimpolpavano le protesi quando eravamo ragazzi. Lui si alza e se ne va. Fine. Penso che no, so, io l'ho ne colorata anche perché anche una questione di sicurezza, se mi permetti, perché sì che noi lavoriamo, cioè allora noi lavoriamo con materiali fragili. La fragilità logicamente è da considerarsi prima della cementazione adesiva, come tu insegni, come tu hai detto. Dopo la cementazione adesiva logicamente è ininfluente, no? Però
Il fatto di avere dei materiali traslucenti cotti sul refrattario che hanno un 100, 120 megapascal mi lascia un attimino in apprensione, no? Forse sono per tutti, non sono per tutti, vorrei sentire. Allora, no, sono per tutti, vanno solo educati i pollicioni. Fino. Ok, ok. Romeo, una domanda per te, se mi permetti Attilio, vorrei far entrare un attimino Romeo nella discussione. Un grande piacere. Fino a che punto è lecito quindi arrivare a spingersi, no? Fino a che punto possiamo essere sempre più performanti, i nostri clinici devono essere sempre meno invasivi possibile, noi dobbiamo essere sempre più precisi possibile con spessori ridotti. Fino a che punto è possibile spingersi? Con i nuovi materiali, Romeo, tu che sei il gota della precisione per quello che hai fatto e hai scritto, fino a che punto arriviamo con i materiali fresabili oggi e pressabili? Io parlo di materiali fresabili quali di silicato. Manca forse l'audio, devi far partire l'audio, Rom. Devi attivare l'audio, Romeo. Io nel frattempo posso... posso sì, certo, cosa, Davide. Certo. Allora, per chiudere, riportarmi di nuovo, riagganciarmi alla tua domanda, io mi sono da sempre, dal primo momento, affezionato, mi sono incollato, ce l'ho anche stampato nella mia cameretta, a quello schema scritto da Pascal Magna nel suo libro, dove fece una splendida griglia, confronto dentine smalto, composito e ceramica, e ne valutò modulo elastico, durezza e tutto quanto. La ceramica feldspatica è quel materiale che si avvicina per proprietà fisiche, ottiche e meccaniche allo smalto naturale, per cui lui concluse, ed è vero perché, dico ed è vero perché dalla mia posso semplicemente dirvi che ne avrò 15.000 di faccette, ma no 150, 15.000 prodotte con questo tipo di materiale. E lui scrisse in quei tempi che una volta se tutto è stato eseguito a regola d'arte e c'è dello smalto, si ha una restituzione ad integrum dell'organo dentale. Attilio, scusami se ti interrompo, c'è differenza secondo te tra sintetizzare della vetro ceramica con del feldspato o della leucite o della fluoroapatite sul refrattario? C'è della differenza secondo te? Pensi che comunque, hai detto ceramica feldspatica perché pensi che con l'aggiunta del feldspato tu abbia un valore aggiunto rispetto ad altre vetroceramiche che magari non ce l'hanno? Ma guarda, io ti dico solo una cosa, che utilizzo la ceramica feldspatica, le altre non le utilizzo, per cui non so rispondere. Ceramica feldspatica ad alto punto, quindi una ceramica per metallo ceramica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui io mi sono attaccato e dico fortunatamente all'inizio degli anni 90, dove avevo dove mi legava oltre affettuosamente anche una discreta amicizia con i due esponenti, con i due fratelli, e che mi dissero in quei tempi, io gli posi una domanda, dissi: senti, ma qual è l'orientamento futuro della nostra odontoiatria? E loro mi risposero: le faccette. Io da quel giorno ho iniziato a fare faccetti a manetta e mi sono attaccato a quelli che sono stati i loro principi, e dico fortunatamente Pascal, quello che ha scritto, almeno sì, per quanto mi riguarda, ha ragione, perché ha sostenuto, dico 15.000, ma forse sono anche poche di faccette fatte. Io realizzo solo faccette. Ok, vedo che è rientrato Romeo. Romeo, sì, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Allora, grazie Davide delle belle parole, e grazie per questo invito che mi onora sinceramente, anche agli amici di Brug, e complimenti a Attilio per la bellissima relazione. Io ho avuto la fortuna di assistere già a questa relazione di Attilio a Genova qualche anno fa e rimasi veramente colpito.
poi lui è bravo perché la passione che ci mette nel fare le cose ti trascina dentro questo argomento e te lo fa vivere, quindi È della scuola del nostro maestro. Ciao maestro Peppino, ti salutiamo, ti aspettiamo presto in Amici di Brooklyn. Grande maestro. sì, effettivamente il discorso relativo alla scelta dei materiali oggi ci mette in una condizione quasi di imbarazzo nella scelta, perché con l'avvento di questo argomento, trend di questi ultimi anni riguardo alla ricostruzione mini-invasiva, ha stravolto un po' tutti quelli che erano i nostri modi di fare, no? Quindi l'approccio è cambiato totalmente. Quello che abbiamo visto sicuramente ti guida in una scelta quasi obbligata, perché ha una finalità ben specifica dove l'operatore clinico ha un obiettivo, e cioè raggiungere il massimo dell'estetica. Per questa ragione, visti gli spazi esigui che noi abbiamo a disposizione, è ovvio che utilizzare un materiale che comporta un sandwich e quindi una ricostruzione con una microstratificazione, lì poi dipende molto anche dall'abilità nello gestire lo spessore del materiale, che ti spinge fino a un certo limite, perché è chiaro che una conchiglia pressata di ceramica puoi ridurla, ma hai un limite oltre il quale non puoi andare. Per cui tutto il resto poi diventa abbastanza difficile. La sicurezza che ti dà questa scelta del materiale sicuramente è dettata dal fatto che l'operatore clinico, che poi dovrà adottare la procedura di incollaggio, di cementazione, diciamo, ha un comfort in più nel manovrare lo stesso materiale. Perché noi che abbiamo un po' di esperienza sappiamo anche che, soprattutto agli inizi, spesso e volentieri qualche faccetta feldspatica si rompeva, penso anche adesso ancora, eh. Certo. No, Attilio è stato esaustivo e chiaro, no? Con il suo pensiero, quindi tu di rimando ugualmente. Io non lo so. Abbiamo queste macchine, dobbiamo farle funzionare, dobbiamo riuscire ad arrivare a fresare dei materiali a 0,5. Che dici? Ci riusciremo? Ma sicuramente, sicuramente. È chiaro che di fronte a questo nuovo mondo che ci porta in queste tecnologie avanzate, che sono poi entrate nel nostro, quotidiano con una certa prepotenza, si arriverà. Purtroppo, sono d'accordo con Attilio, ad oggi abbiamo ancora delle difficoltà che ci fanno riflettere sul limite che hanno ancora questi sistemi di raggiungere determinati obiettivi, mantenendo fede a quei canoni importanti che sono appunto la precisione che sottolineava Attilio, nell'aderenza, quindi la fedeltà di riproduzione. Io, insieme a alcuni clinici, in primis con il dottor Massironi, negli anni 2005 abbiamo iniziato subito un percorso per capire, sulla base delle nostre esperienze passate con i sistemi tradizionali, convenzionali, metalloceramica, abbiamo cercato di capire quali fossero i limiti, ma non per un aspetto critico, ma per un aspetto di crescita, no? Per familiarizzare immediatamente, capire quali fossero i limiti, perché per noi è molto importante riuscire a partire da dove si lascia, si diceva allora, no? E questo è fondamentale. Per cui abbiamo fatto un percorso, oggi sicuramente le cose sono cambiate notevolmente, si sta andando avanti in passi da gigante. Io credo sicuramente che arriveremo ad ottenere delle
soluzioni molto soddisfacenti. Forse manca qualcosa anche a livello di ricerca scientifica sulla base clinica di quelli che sono stati i lavori che in passato sono stati fatti. Attilio ha fatto il libro del professor Martignoni, a tutte le sezioni a cui ho anche partecipato, per capire quale fosse lo stato d'arte della corona di nuova generazione, di nuova tecnologia. Per cui è chiaro che l'alternativa a questo genere di ricostruzione oggi si presenta con un discorso di precisione e di altissima estetica, sicuramente con la pressata. La pressata è quella che oggi dà più garanzie da questo punto di vista qui, no? Ok. Là per le full arch ricostruzioni dove non si toccano i denti, si aggiungono, quindi si fa un discorso additivo per non violare quella che è la natura del dente. D'altra parte, Tucker, personaggi del secolo scorso, avevano già improntato un concetto sul rispetto dell'anatomia residua, no? Quindi partire da dove il dente sano non va toccato, e quindi questo concetto ce lo ritroviamo oggi. Okay. Le macchine stanno facendo grandi progressi, sicuramente. Mm-hmm. Prima di lasciare Attilio no, alle domande di Max Pisa e dei nostri clinici, volevo ancora farti i complimenti per il titolo che hai scelto per la tua conferenza al nostro congresso. La mia linea tra passato, presente e futuro. Questo è un bellissimo titolo. La linea intesa quindi come il chamfer modificato di Del Nini, e quindi con i vari materiali significa anche, almeno è quello che io ho inteso, che nella vita, no, se tu ci credi e magari non voli su tutto quello che passa fuori dalla finestra, alla fine i risultati arrivano e riesci ad avere quell'autorevolezza e quella credibilità. Scusami, ho aperto e chiusa una parentesi. Ma no, grazie. Tu sai benissimo, noi ci conosciamo bene ormai. Noi abbiamo fatto un percorso veramente importante, io perlomeno ne sono onorato, perché ho fatto un percorso di vita professionale dove ho spinto l'acceleratore al massimo per poter ottenere determinati risultati. Questo lo continuo a fare anche oggi, adattandomi e cercando di compenetrarmi in queste che sono i nuovi materiali e i nuovi sistemi che le aziende ci propongono, no? Per cui lo spirito critico nell'affrontare determinati materiali è perché io come operatore voglio ottenere il massimo, quindi certo, sono convinto che chiaramente quel materiale ha già subito degli studi e quindi è molto performante. Per questa ragione metto in atto la mia esperienza, per cui non abbandono, né io penso né altri dovrebbero farlo, quello che c'è stato in passato, perché quello è l'anello conduttore che si congiunge con questo nuovo che ti porta poi a proiettarti verso il futuro. Per cui è chiaro che hai una base solida da cui per questa ragione. Grazie Rom, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi. Max, allora io la di fare proprio a Attilio. Complimenti comunque per la bellissima preparazione, e dire che quando arrivano delle preparazioni così è effettivamente il lavoro per un odontotecnico tanto più facile, ma ancora di più per l'altro pensare, perché a sbagliare una cimentazione vanifica il nostro sudore che abbiamo mai portato su quel lavoro. Ma io ti domando, ma nei casi, perché ora hai fatto vedere un caso dove c'è una colorazione del dente abbastanza naturale e non c'era da modificare discromie particolari o fratture o che altro, ma nei casi di discromie abbastanza importanti che capitano spesso, perché io vedo i pazienti spesso, faccio per questo motivo,
come ti comporti con gli spessori? Allora, per rimanere all'interno di un determinato lasso di tempo, io ho dovuto comprimere tipo 10 ore di storiella in 30 minuti. Quindi io ho tutto quello, ecco, che a supporto di quanto dici. Allora, il mio unico limite quando utilizziamo questo genere di materiali cotti sul rivestimento e lavoriamo a questi spessori, che è una bella palestra, questo per i tecnici, lavorare a 0,5 non è cosa facile, perché se il clinico ci mette tutto il suo e riduce nel rispetto della curvatura e del tessuto dentario sottostante e crea una riduzione da 0,3 a 0,5 sino ad un millimetro, io poi pretendo che dal laboratorio mi vengano consegnate le faccette 0,3, 0,5, 1 millimetro, ma non a chiacchiere, a fatti, con lo spessimetro alla mano. Possiamo variare di un decimo, però, perché ricordiamoci che è un prodotto fatto a mano, sartoriale, attenzione, per cui con tutti i limiti, d'accordo? Ecco, premesso questo, non voglio fare del terrorismo, però dobbiamo essere congrui e coerenti. Allora, io l'unica cosa che mi terrorizza e metto le mani avanti, ma di default, sono le tetracicline, decolorazione da tetracicline, e dico, coloro che si avventura, ma oggi io ho 55 anni suonati, li ho compiuti il mese passato. Ogni mese che passa io sostengo sempre di più questa tesi. Dico, chiunque affronta le tetracicline con le faccette in ceramica non sa quello che fa, perché non riesci per nulla. Cioè non ce la spuntiamo contro le tetracicline. Zero. Io non mi accontento, non sono mai riuscito a chiudere un caso a regola d'arte e ne ho fatto più di uno, d'accordo? E quindi dico solo questo. Poi ho fatto anche degli incisivi singoli in modello Ciao Crema. Hai presente il biscotto, quello là, il biscotto Ringo bianco al cioccolato? Ne ho confezionata una proprio su un incisivo di una bambinella di 18 anni qualche mese fa. Ho applicato gli stessi criteri. Lì praticamente noi clinici diciamo, io voglio lo smalto e lo difendo sino all'ultimo prisma. Il tecnico dall'altro lato dice, mi dai un decimo in più perché io stratifico, perché poi subentra la tecnica di stratificazione, quella più appropriata, quella giapponeggiante, sai, perché il giapponese è per antonomasia il copiatore del dente singolo, che ci hanno insegnato tanto e che continuano a insegnarci, per carità, fortunatamente che esistono i giapponesi. E dico, solo la tetraciclina mi spaventa per il momento, ci sono anche degli altri casi limiti, però per lo più sono riuscito sempre con una corretta stratificazione a rimanere dentro il mezzo millimetro e a poter salvare capre e cavoli, ovvero là poi il tecnico, quello esperto, ha tante armi, hai capito, nel proprio arsenale, e le utilizza a proprio piacimento. La subentra la tecnica di stratificazione appropriata mediante schermature, stratificazioni. Però la cosa più brutta, e concludo, cioè quella un po' più critica, è lavorare in mezzo millimetro di spessore. Quella è una buona palestra, perché se riesci ad uscirne in mezzo millimetro puoi fare tutto nella vita. Però dico solo, per ritornare alla domanda, solo la tetraciclina. Io non, cioè, incontro la tetraciclina di qua, me ne vado di là. Dico, io non sono capace, perché tutti i casi che ho risolto, e guarda che ho sviluppato tutta una serie di artifici nell'intercettazione cromatica, non solo morfologica, della ricostruzione mini-invasiva, della ricostruzione mediante faccette in ceramica, o dei protocolli rigorosi, rigidi, ma veramente esasperati all'osso, per poter intercettare cromaticamente un caso prima di toccare i denti. Mi spiego, viene il paziente e dice, io voglio le faccette, molto bene, io prima di toccarti i denti devo sapere come va a finire la fiera, da un punto di vista morfologico, funzionale, è cromatico, cioè io non ti tocco più i denti se non sono sicuro al 90% che faccio gol.
dico no, io non sono capace. E ho messo a punto tutto, come del resto voi altri, avete tutta una serie di strategie per poter fare, ma ti posso garantire che da un punto di vista cromatico me ne sono scritte e musicate diverse di approcci, però la tetraciclina è quella che, ahimè, alzo le mani e non protesizzo con le faccette. Ok, siamo qua un altro discreto esperto di faccette, volevo sentire anche il parere di Giorgio sulle discromie da tetraciclina, giusto per vivacizzare un pochettino questa discussione. Giorgio. Innanzitutto faccio i complimenti a Tiglio per la sua bellissima presentazione, ci sono sempre un sacco di cose da imparare e è stato veramente molto molto interessante. Si vede, si sente Marco? Sì, 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 Giorgio. Dal punto di vista del materiale è una scelta sempre difficilissima. Nel caso delle tetracicline ancora di più, perché bisogna usare dei materiali coprenti e quindi bisogna avere anche degli spazi sufficienti, perché voi tecnici ci insegnate che se non avete spazio non potete coprire o non dare quelle cromaticità che sono più interessanti. Indubbiamente sono dei casi estremamente difficili. Dal punto di vista dei materiali, giustamente dicevi Davide, che bisogna pensare anche alle nuove tecnologie, quindi nuove tecnologie, parliamo poi anche dal punto di vista del laboratorio, delle fresature. E questo indubbiamente semplifica il lavoro, perché non c'è dubbio che le faccette fespatiche siano, ma senza ombra di dubbio, le più belle, le più naturali, le più entusiasmanti, ma sono anche, mi insegnate voi, le più difficili da fare. Mentre un tecnico con forse un po' meno esperienza, con delle faccette pressate o fresate in di silicato, forse viene facilitato. Non scarterei neanche, cosa che io non ho ancora fatto, ma mi sto accingendo a fare, dei materiali nuovi che possono essere come le zirconie cubiche, che sono dei materiali sempre più interessanti, anche perché grazie a delle tecniche di adesione che ci stanno dimostrando di essere molto più efficaci di quelli che io pensavo fino a un po' di tempo fa, possono essere anche un qualcosa che può venirci incontro per un prossimo futuro su degli spessori molto sottili con le zirconie cubiche, che possono essere assolutamente interessanti dal punto di vista estetico. La scelta è sempre difficile, perché poi ciascuno di voi tecnici ha le sue preferenze, ha le sue scelte strategiche. Non c'è dubbio che poi le scelte sono anche scelte economiche, perché una faccetta fespatica comporta più dei costi maggiori, perché il lavoro è indubbiamente maggiore. Cosa dice Davide? Sì, cosa dice? Sì, sì, sì. Il mio stimolo alla discussione, Giorgio, e tu lo sai, io sono ancora, faccio tantissimo in analogico nel mio laboratorio, su questi lavori qui ragiono praticamente ancora anch'io in analogico, però insomma mi sembra uno spreco avere questa tecnologia e non riuscire in un qualche modo a renderla performante. Ecco, quindi bisognerebbe, non lo so, fare qualcosa di più. Se ci sono i criteri di inclusione, che ben vengano. Io non disdegno il digitale, però ci devono essere criteri di inclusione. Ognuno di noi, certo, presenti, ha messo nella propria, durante tutta l'intera vita professionale, ha messo dei limiti, ha posizionato l'asticella, dice guarda, io sotto questo limite io non scendo. Certo. Allora noi teniamo sempre proprio quel limite lì e basta. Poi certo, utilizziamo certo tutto quello che sicuramente il digitale andrà alla grandissima, ma già ha risolto tantissimi problemi, ma io lo utilizzo tutti i santi giorni, però sino ad un certo punto. Certo. E per agganciarmi a quello che diceva Giorgio prima, io e quello che dicevi anche tu prima, io prima di andare a letto e dire le preghiere, io ho una griglia
dove inserisco la data, inserisco il nome del paziente, il nome dello studio, il numero di faccette, il materiale, il tipo di isolamento, il tipo di isolante. Chiudo, dico le preghiere e me ne vado a Napoli. Questo lo faccio quasi tutte le sere. Ok, e in quella griglia sono presenti circa 40 faccette, 40 a fronte di quasi 1000 scritte musicate da tecnico e da clinico, costantemente controllate, e poi quella valanga, quella milionata che ne ho fatte, veramente, ma ne ho fatte tantissime, con tutti quanti, con tanti colleghi. Io ne ho 40 solo in zirconio, e su 40 me ne si è staccata una sola, due volte, la stessa. Per cui se fai una proporzione, fai un po' di calcoli, ho un indice di insuccesso elevatissimo. Certo. Per cui mi sono fermato, ho detto non le faccio più, aspetto. Tieni conto che Yong Sang Lee è venuto fuori con uno splendido articolo nel maggio del 2019. D'accordo? Io ho scritto questo coreano, gli ho inviato anche il piccione viaggiatore da Napoli. Non mi ha mai risposto, perché volevo sapere quest'acido forte che aveva creato per trattare la zirconia, per non rimanere al protocollo, quello curarai ormai canonico che ci accompagna. Come potevo fare? Poi alla fine so che ci sono altri amici, di cui alcuni a Roma, che utilizzano quest'acido che ha un prezzo spropositato, ci sono grandissimi amici fresatori di denti che stanno facendo le proprie prove e verranno fuori con dei dati molto molto interessanti. Io quell'articolo me lo sono letto, l'ho studiato e ho cercato di contattare, però ahimè ne ho 40 di faccette e mi sono fermato perché mi sono staccato due volte la stessa, per cui per me l'indice di successo è elevato. Io non faccio zirconio, anche se concludo lo zirconio, anche quello più opaco, sulla tetraciclina subisce dei viraggi cromatici interessanti. Ok, Giorgio, cosa in merito? Io premetto che non ne ho fatte in zirconia, però credo che il futuro possa anche passare di lì. Il fatto che se ne sia staccata una o due volte è sempre la stessa, potrebbe essersi staccata anche se fosse stata in un altro materiale, con un'adesione forse più performante. Quindi direi che non è assolutamente così canonico. È indubbio che l'adesione alla feldspatica sia la migliore. Sicuramente superiore con l'acido fluoridrico sulla feldspatica a quella che c'è con l'acido fluoridrico per dei tempi inferiori al disiccato. Abbiamo fatto anche dei test di trazione e devo dire che la zirconia trattata con il prodotto, con il monomero fosfato, con l'MDP, che ormai sono diverse case a produrre, non solo più la Curai, è un protocollo che non è molto diverso in termini di adesione con della ricerca scientifica da quella del disilicato, ovviamente incollati entrambi allo smalto. Noi avevamo prodotto un articolo che abbiamo pubblicato qualche anno fa, quindi non lo escludo completamente, anche se io non ho mai fatto delle faccette in zirconio, voglio provarci. C'è letteratura quindi già, Giorgio, in questo hai detto? Sì, qualcosa c'è. Non c'è molto per adesso, però si sta sviluppando. D'altronde delle fresature molto sottili possono essere interessanti, soprattutto su uno sviluppo di queste tecniche che sono molto sofisticate, ma sono poi anche alla portata di un maggior numero di tecnici e con dei costi sicuramente anche inferiori. Parlavamo di recente con Mauro, che tirerei in ballo, che ci ha fatto vedere di recente un materiale molto interessante. Cosa dici, Mauro? È andato a bersi un bicchiere, Mauro. No. Mauro sta facendo su niente. No, perché poche settimane fa abbiamo fatto una serata come questa, che è stata interessante, dove ci hanno fatto vedere... Non su delle faccette, ma su delle corne sottili con una zirconia nuova, una zirconia cubica che dal punto di vista dell'estetica e del mimetismo è piuttosto interessante, in un modo molto semplice. Bene. E permettetemi che ben vengano queste
questi lavori e questi attestati di stima, non lo so, alla tecnica, perché anzi io per primo tifo fortemente e spero che vengano fuori al più presto e che facciamo lavorare di più i fresatori cercando di coniugare precisione ed estetica, perché no? Anche perché, scusami se entro a gamba tesa, Davide, lo sai per quale motivo? Perché almeno quello che mi insegna la clinica quotidiana è che vengono sempre più, si rivolgono alla mia attenzione, all'attenzione dei miei amici, personaggi giovanissimi che non vogliono più il margine incisale, il mammellone, la cornice incisale, ma vogliono i denti bianchi, indicando, che ne so, il climatizzatore o la vaschetta dove... Quello hai centrato un altro argomento principe, no? Esattamente, è quello, è ciò che Giorgio poc'anzi ha detto, per cui se tanto mi dà tanto, io sono speranzoso e non disdegno più, dato che ho i capelli bianchi, non disdegno più il sorriso all'americana o le Hollywood veneers, perché comunque è un modo di ragionare e soprattutto di rispettare la volontà del paziente. Io mi devo solo preoccupare di toccare meno possibile il dente e di effettuare, digando tutto, una corretta cementazione. Questo potrebbe essere un argomento che toccheremo sicuramente in futuro, perché è molto stimolante, soprattutto per noi che abbiamo perso un po' di capelli negli anni. No? Quindi l'evoluzione interna. Domani devo preparare 10 faccette a una paziente che viene da Milano e che mi ha detto: mi raccomando, bianche. E per dare un input ai giovani che ascoltano e per non confondere le idee, sicuramente le faremo in fespatica. Quindi voglio dire, non vogliamo confondere assolutamente le idee di nessuno, però era per stimolare un po', no? E andare su a testare sempre dei nuovi campi, perché bisogna ampliare le idee, non possiamo rimanere a 20 anni fa. Bene. La battuta, ma la prossima evoluzione dei materiali sarà dal disilicato alla zirconia e poi per l'Hollywood Smile passiamo al clinker della piastrella. Permettetemi ancora di fare un caro saluto a Roberto Grimaldi, che vedo collegato qua. Roberto, ciao, ti aspettiamo, è bello rivederti con noi, ti aspettiamo a Rimini, Roberto. Ciao. Che dire, è stata veramente una bellissima sera, nessun altro ha altri argomenti o altre domande da aggiungere ad Attilio o a Romeo? Io direi che potremmo magari anche terminare qui l'incontro, visto che siamo quasi alle 22. Mi piacerebbe ancora chiedere ad Attilio e a Romeo un impegno, una promessa. Stiamo partendo anche piano piano con i nostri corsi, con i nostri ADB per ADB, quello non l'abbiamo mai smesso, però vorremmo anche dal punto di vista tecnico, no, partire in quella direzione. Posso strapparvi una promessa? Sì. In questo senso? Sì. Certo. Sì. Sono contento, sono molto felice. Giorgio, direi, o Marco, direi che tocca a voi fare la chiusura. Se Massimiliano non ha null'altro da aggiungere, Max? Se no ci si dilunga troppo, c'è troppe cose. E merita tranquillamente un'altra serata per andare a disquisire su quelli che sono davvero i materiali futuri e nel suo utilizzo. Che di conseguenza chiudiamo qui e così ci avremo lo stimolo per poter fare un'altra chiacchierata di questo tipo. Bene. Perfetto. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio Attilio e ringrazio Romeo Pascetta per essere stati qua con noi questa sera. E lasciatemi dire che ho particolarmente apprezzato l'impostazione di Attilio sulle indicazioni di terapia, perché mi si consenta dire che è un qualcosa che ultimamente si sta perdendo in funzione di tifoserie, di chi fa solo disilicati, chi fa solo zirconie, chi fa solo ceramiche felspatiche, chi usa questa, quella tecnica di impronta.
Invece ho apprezzato moltissimo il tuo discorso di apertura alle varie, alle varie tecniche in funzione della loro indicazione clinica, che trovo che sia un messaggio che a tutti, giovani e meno giovani, sia qualcosa di veramente importante da rimarcare in ogni possibile sede. Grazie ancora per questa bella serata. Do a tutti gli amici online appuntamento all'ultima relazione di questo ciclo, che sarà giovedì prossimo, giovedì 17, con il dottor Lopes, che ci parlerà dello sviluppo del profilo emergente in implanto protesi. Diego, un caro amico, ha del materiale che è veramente spettacolare a livello di tutto il materiale che abbiamo visto in questo ciclo di webinar. E quindi con tutti quanti l'appuntamento è a giovedì prossimo alle 20.30 qui sulla pagina Facebook degli Amici di Brugge. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie. 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 Ciao.